You know me, I won't stop talking. Il voto nel New Hampshire ha fatto da filtro in casa repubblicana. Il governatore del New Jersey, Chris Christie, ha annunciato la propria decisione d'abbandonare la corsa alla Casa Bianca. A tirare i remi in barca è anche Carly Fiorina, ex amministratrice delegata del gigante dell'informatica HP. Le due defezioni hanno ridotto a 6 il numero dei contendenti a sfidare l'avversario o l'avversaria democratico in novembre. All'indomani della vittoria di Donald Trump e del democratico Bernie Sanders nello New Hampshire, dunque il campo si va sfoltendo, ma molte carte si rimescolano. Ne è un esempio il quarto posto del repubblicano Jeb Bush, che dopo settimane in coda nei sondaggi ha ingranato la marcia per il prossimo appuntamento in South Carolina e ha sferrato un duro attacco contro Donald Trump. In New Hampshire ha detto i 2/3 dei repubblicani lo hanno bocciato e le stroncature non mancano nemmeno se si fa un giro per le strade di New York. Mi sembra una prospettiva spaventosa, sia in un caso che nell'altro. Trump è un ignorante, un demagogo, Sanders è un socialista che non capisce una briciola di finanza, sono scenari da far paura. Mi sembra che rappresenti bene quanto l'elettorato americano sia deluso rispetto all'attuale panorama politico. Il messaggio è: siamo disposti ad accettare qualsiasi alternativa, persino se va contro i nostri interessi. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 febbraio. I democratici organizzano i caucus in Nevada, i repubblicani si sfidano nelle primarie del South Carolina. Trump è dato favorito con oltre il 33%.